qualcosa è necessario e tutti capiscono che è necessario, si fa. Se qualcosa è necessario ma pochi accettano che sia necessario, è molto più difficile da fare, salvo che nei momenti cosiddetti di emergenza, stiamo per affondare, facciamo qualcosa. Infatti in questi anni, quando stavamo per affondare, abbiamo fatto qualcosa, ma l'aspettativa era che poi l'onda sarebbe passata e noi avremmo continuato tranquilli come prima. Buonasera. Giuliano Amato, negli anni 80, quando era il braccio destro di Craxi, lo chiamavano il dottor Sottile, una specie di Gianni Letta della Prima Repubblica. Poi ha mollato Craxi, in un atto di alto tradimento per qualcuno, ma ha permesso a Amato di sopravvivere politicamente. Poi, all'inizio degli anni 90, in un momento di crisi, è diventato il presidente del Consiglio, ma gli italiani non lo ricordano bene perché era lui a mettere mano alle loro tasche. Benvenuti a Ammazziamo il Gatto Pardo. Il titolo della nostra puntata stasera è Il Dottor Sottile. E ho cominciato questa intervista con Amato chiedendo a lui come mai le riforme più importanti in questi ultimi decenni non sono state mai veramente fatte. Presidente Amato, grazie per aver preso il tempo. Cominciamo subito con questa domanda. Come mai che in questi ultimi decenni nessun governo, nessun classe dirigente dell'Italia è riuscito a fare più di piccoli aggiustamenti come riforme, che non vuol togliere niente delle sue riforme delle pensioni o quello di Dini o altri aggiustamenti nel tempo, ma che nessuno è riuscito a fare quello che gli economisti chiamano le riforme strutturali in modo, diciamo, più drastico. Come mai? Io credo che ci siano diverse ragioni, naturalmente, che tutte confermano un bisogno insoddisfatto. L'Italia è un paese che colpisce più di tanti altri in questi ultimi decenni, perché l'Italia del miracolo si ferma, come lei dice, proprio negli ultimi 20 anni, e la sua produttività scende fino a fermarsi e a rimanere piatta. Non c'è stata la percezione di due fattori fondamentali, quindi la questione è prima ancora culturale che politica, perché se qualcosa è necessario e tutti capiscono che è necessario, si fa. Se qualcosa è necessario ma pochi accettano che sia necessario, è molto più difficile da fare, salvo che nei momenti cosiddetti di emergenza, stiamo per affondare, facciamo qualcosa. Infatti in questi anni, quando stavamo per affondare, abbiamo fatto qualcosa, ma l'aspettativa era che poi l'onda sarebbe passata e noi avremmo continuato tranquilli come prima. Perché questo atteggiamento italiano? Per due fondamentali ragioni. La prima è che la crescita stupenda che l'Italia ebbe nei primi decenni del dopoguerra, quella che fu chiamata il miracolo italiano, generò l'illusione che potesse continuare sempre così, che il futuro fosse fatto di una crescita sempre uguale a se stessa, e quindi noi demmo a noi stessi delle condizioni di benessere calibrate su una crescita continua. Le faccio notare, per scendere a terra, che quando definimmo il nostro sistema pensionistico in equilibrio per i prossimi decenni, negli anni, primi anni 90, le proiezioni per i successivi decenni avevano tutte una crescita del 2,5% annuo come minimo. Il futuro non era fatto per garantirci, prima ragione. Avete capito? Un sistema pensionistico basato sull'ipotesi di una crescita minima del 2,5% per sempre? Allora hanno sbagliato i conti.
La seconda ragione è che davvero non abbiamo capito che cosa significava entrare nell'euro. L'Italia era troppo abituata ad aggiustare i suoi conti con l'estero attraverso le svalutazioni. La perdita della svalutazione significava, come fu detto dal mio predecessore diretto l'ultima volta che sono stato a Palazzo Chigi, da Massimo D'Alema, lui disse: ricordiamoci che entrare nell'euro non è arrivare al traguardo, ma salire su un ring. Noi siamo saliti sul ring e invece di combattere ci siamo messi nell'angolo. Esatto, pensando che tutto era facile, ma non lo era. Ma se parliamo di tempi più recenti, il governo Monti ha fatto questa riforma importante verso il sistema contributivo delle pensioni con la riforma Fornero, ma prendiamo un altro caso, sulle corporazioni, sui tassisti, sui notai, su tutte le riforme della liberalizzazione, ha gettato la spugna dopo 2 o 3 settimane e ha rinunciato. Come mai? Ma le dirò, guardi... Forse devo cominciare a chiedere alla Presidente se lei era d'accordo con la riforma della liberalizzazione. No, assolutamente sì. Se fossi stato al posto di Monti, e gliel'ho anche detto, non avrei cominciato dai tassisti. Perché, primo, la liberalizzazione dei taxi ha un effetto sul PIL assai limitato, perché in fondo i taxi in Italia si usano solo a Roma e a Milano. A Roma e a Milano hanno un uso, certo, però appunto nelle altre città il taxi non si prende. Secondo, perché con i taxi è un po' come giocare col Barcellona fino a 2 anni fa, si perde, col Barcellona sempre. Si perde sempre. Già, con i tassisti come con il Barcellona si perde sempre. Ho fatto la stessa domanda a Mario Monti su questo errore grossolano di cominciare con i tassisti. Ma se lei potessi aver rifatto quella liberazione, forse la tassisti avrebbe lasciato per dopo? Ma la nostra... Giuliano Amato, intervistato per questo libro, mi ha detto: Monti ha fatto tante cose importantissime, io non avrei cominciato con i tassisti. Ma non abbiamo cominciato con i tassisti, abbiamo fatto un pacchetto che aveva dentro tante categorie. I tassisti sono quelli che hanno fatto più rumore, perché ovviamente trasportano diventato persone. Prima pagina è diventato... Esattamente, poi ogni giorno parlano con decine di migliaia di italiani, certo, che trasportano. Certo. Ma l'idea era proprio di colpire tanti in modo che nessuno potesse lamentarsi, ma la logica nostra qual era? Siccome c'è una grande coalizione, senza grande coalizione il Paese non riuscirà ad affrontare questi, certo, problemi, noi dobbiamo presentare un pacchetto che comporti delle cose sgradite per la sinistra, la riforma delle pensioni, delle cose sgradite per la destra, una lotta molto più forte all'evasione fiscale, liberalizzazione delle professioni. La nostra destra italiana, stranamente, pur dicendosi liberale, non è mai a favore delle liberalizzazioni, e un pezzetto di imposta patrimoniale, IMU. Quindi tutto aveva lo scopo di chiedere dei sacrifici alle varie categorie sociali, perché il Paese lo richiedeva, ma in qualche modo bilanciati tra sinistra e destra, in modo che il costo elettorale per ciascuna delle parti fosse minore, perché anche l'altra parte pagava un costo. Beh, per Mario Monti il costo elettorale è stato sicuramente molto elevato. Ma Giuliano Amato, cosa che vuol riformare davvero? Più importanti erano le riforme delle professioni più larghe. In realtà... le aperture dei negozi? Le aperture dei negozi anche erano... Come mai che in Italia la gente vuole andare al supermercato domenica, ma la classe politica non riesce a fare questo semplice... L'Italia è un paese che andrebbe studiato meglio per capire questo, perché vede, in Italia le grandi mall, che in Italia sono gli outlets, sì, sono aperti la domenica. Sì, ma io parlo... Però i negozi in città sono chiusi. Sì. E quindi
c'è una non preferenza per il riposo settimanale, non è un culto ebraico del sabato per i cristiani domenica, ma è che si favoriscono gli outlets. Questa è la mia netta sensazione. Ho chiesto a Brunetta l'altro giorno e lui ha detto perché è un paese cattocomunista e non permette di ma aprire. Appunto, se fosse cattocomunista starebbero chiusi anche gli outlets. Ok, d'accordo. Parlando del mercato del lavoro invece, dove lei è da sempre uno che vuole la crescita e occupazione attraverso le riforme. Cosa c'è da fare sul mercato del lavoro che non è stato fatto finora? Sul mercato del lavoro, secondo me, sono state fatte forse a questo punto anche troppe cose, in effetti. Troppe cose? Non si direbbe, specialmente nel momento in cui tutti siamo in attesa del famoso Jobs Act. Sul mercato del lavoro, secondo me, sono state fatte forse a questo punto anche troppe cose, in effetti, perché noi prima sembrava che non potessimo toccare una virgola di ciò che avevamo ereditato. Io ricordo ancora le difficoltà che ebbi con il sindacato nel 1993 per far accettare il leasing del lavoro e altre forme nuove che potevano servire. Poi in anni successivi abbiamo inondato il mercato del lavoro di tipologie contrattuali diverse che hanno finito per sconcertare sia le imprese sia i lavoratori. Poi da ultimo con il governo Monti abbiamo reso difficili i contratti a breve a tempo determinato in un momento in cui stava cominciando la recessione e quindi illudendo i lavoratori che l'alternativa al contratto a breve fosse il contratto a tempo indeterminato, mentre l'alternativa era la disoccupazione. Quindi c'è stata molta confusione. Il vero tema è e rimane il costo del lavoro. Ok, parliamone. Se noi risolviamo il problema del costo del lavoro, che è poi il cosiddetto cuneo fiscale, allora davvero la tipologia del contratto diventa molto meno importante. Perché, cioè contributi sociali, certo, a IRAP ma e altri. Ma perché si è diffuso in Italia in modo così abnorme il contratto a brevissimo? A brevissimo. Perché? Ma perché quando è stato introdotto si è previsto che ci fosse un contributo previdenziale del 10% invece del 32%? E allora se tu mi dai una differenza di 22%, poi io preferisco comunque quello da 10 e poi lo rinnovo e poi insomma abbiamo creato un sistema nel quale vi sono persone che sono arrivate all'età della pensione avendo sempre contratti a brevissimo, uno dopo l'altro. Brevissimo pochi mesi. Pochi ognuno, mesi, cioè, rinnovati sempre. Sì. Quando ci si è resi conto che il problema era questo, allora si è cominciato ad aumentare progressivamente la contribuzione dei contratti a breve, col risultato di creare un grosso peso per bilanciare. Non si è riusciti a trovare la via di mezzo, che era quella di ridurre il cosiddetto, infatti lo chiamiamo cuneo fiscale, sul lavoro a tempo indeterminato. Il vero problema è questo: perché il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la somma dei contributi sociali e delle imposte fiscali che gravano sulle imprese e sul lavoro è così più alto in Italia che altrove,
Forse che l'Italia ha servizi sociali migliori degli altri e li deve mantenere? Forse che ha pensioni più alte mediamente degli altri? Evidentemente è un fatto di cattiva organizzazione. Spende lo stesso 14 o 15%, mi corregge, 16% del PIL degli altri paesi in media europea. Certo, spende quindi, male, se mai. Quindi male. Qui evidentemente noi spendiamo male. Qui abbiamo la tassazione messa nei posti evidentemente sbagliati e abbiamo un finanziamento della spesa sociale che è squilibrato. Quindi a un certo punto l'abolizione dell'IRAP potrebbe essere un fatto positivo per le imprese? Non lo dico io perché è stato uno dei miei migliori amici a introdurre l'IRAP. Però se riuscisse a ripensarci, quale dei migliori amici? Vincenzo Visco. Ah, sì, sì. Se riuscisse a ripensarci un po', non sarebbe male. Non sarebbe male. Ok, questo è il lavoro. Se uno volesse però veramente creare occupazione in una situazione in cui la disoccupazione giovanile è 40% a livello nazionale e nel sud è più elevato e tutti gli indicatori puntano verso un aumento della disoccupazione generale e anche della disoccupazione giovanile oltre il 40% nei prossimi anni, una politica, a patto che ci fossero i soldi, una politica keynesiana, rooseveltiana di infrastrutture, dei famosi apriamo i cantieri, sarebbe una parte della soluzione? Dunque, in parte di sicuro sì. Ecco, io non credo. Conosco, credo, abbastanza la storia dell'Italia di questi 60 anni, dico 60 pensando al dopoguerra e ricordando il miracolo di cui abbiamo già parlato. So bene che l'occupazione in Italia, quando c'è stata, l'hanno data le imprese più che i lavori pubblici. Io non posso dimenticare, l'ho ricordato più volte, che nel dicembre, mi pare, del 1954 o 55, l'allora ministro delle finanze Ezio Vanoni, una delle grandi figure dell'Italia degli anni 50, produsse e fece approvare dal Consiglio dei Ministri un piano di investimenti per creare 3.200.000 posti di lavoro, che erano allora il disavanzo strutturale in termini di lavoro che l'Italia postbellica aveva. Ed era naturalmente affidato più ai lavori pubblici il piano che non ad altro. Nel giro di 2 anni il piano finì nei cassetti perché i posti di lavoro arrivarono dalle imprese italiane che si trovarono nel mercato comune. Cioè questo grande cambiamento delle aspettative dei nostri imprenditori che videro che potevano vendere non più a alcuni milioni di italiani ma ad alcune centinaia di milioni di europei dette una spinta ai loro investimenti e alla loro occupazione. Continuo ad essere convinto che il grosso dell'occupazione di cui abbiamo bisogno dobbiamo mettere in condizioni le imprese di darcela. Le imprese che stanno sul mercato, le imprese che producono entrambe le cose. L'Italia per il momento non ha il problema che il Regno Unito si è creato di scegliere tra il manifatturiero e i servizi. No, il problema in Italia è che non ci domanda, lei è un economista, non c'è mercato e non c'è domanda interna. Ma questo è il punto, questo è il punto. Noi dobbiamo in realtà ricreare domanda interna e attraverso quali politiche? Non è appunto di questo possono far parte anche i lavori pubblici. Io non ho pregiudizi ideologici, capisci? No, io non sono un economista, io sono un amatore. Allora ho un grosso vantaggio come amatore. Perché pochi leader italiani che capisce l'economia, sì, diciamolo così. Diciamo che se fossi un economista mi troverei vincolato a scegliere tra essere supply sider o keynesiano. D'accordo. E sarei eretico se sostenessi
che io ritengo che debbano le imprese dare il lavoro, ma che servono anche gli investimenti. Lei parlava di occupazione, ha detto un po', perché soprattutto, soprattutto in una fase di recessione, i lavori pubblici mi servono tantissimo per ricreare movimento nell'economia, per spingere appunto. E una funzione che spesso le nostre economie hanno affidato all'edilizia, ma che oggi l'edilizia non può assumere, perché io le sconsiglio in questo momento di costruire case in Italia. L'anno scorso l'invenduto dei costruttori di case ha superato l'80%, l'invenduto. Bene. Terribile. E le imprese come devono creare occupazione se non hanno ordine, non hanno entrate? Le imprese creano occupazione se cominciano a cambiare le aspettative sulla possibilità di avere ordini anche sul mercato interno. Questa è la rivitalizzazione dell'economia. Questa domanda sono, lei così alle quasi non ho capito la risposta. No, sono le aspettative che cominciano a creare occupazione, cioè ad investire e a produrre, se cambiano le loro aspettative sulla domanda interna che sta arrivando. Fanno una specie di visualizzazione californiana e dicono sarà buono e poi quindi assumiamo. Guardi, non sfotta le aspettative, perché qui sfotta Keynes dove lui non merita. Il nostro presidente dell'Istat di qualche mese fa, ora ministro del lavoro, accertò quando era ancora a fare rilevazioni statistiche che bastò la promessa di 1 milione di posti di lavoro che l'allora presidente del Consiglio Berlusconi fece per creare aspettative favorevoli all'investimento. Lei sta parlando della fiducia psicologica che un leader può generare come un banchiere centrale? Come un... Ovviamente se oggi si presenta uno in Italia e dice vi do 1 milione di posti di lavoro, non cambia le aspettative. No. In quel momento dette da... Ho capito il senso. Allora, in questo senso, le aspettative possono cambiare. Naturalmente occorre che qualcosa le accompagni. Nel momento in cui parlo, io ho una ragionevole fiducia che se il governo davvero buttasse sull'economia 40 miliardi di euro di debiti pubblici non pagati a imprese, a fornitori, a cittadini, questo ricreerebbe domanda e movimento economico. Cioè lei sta descrivendo un deserto in cui c'è acqua. Acqua, e l'acqua fa, questo è il punto, e l'acqua fa crescere la vegetazione. Io ho dovuto anticipare a mia figlia, che fa l'avvocato e che ha quasi 50 anni, i soldi per pagare la cassa avvocati. Perché lei ha diverse migliaia di euro di credito non pagati. Confronti di grandi e piccole società che non pagano. Ah. E stiamo attraversando una fase in cui nessuno paga nessuno e quindi non c'è nessuna domanda. I pochi soldi che alcuni riescono ad avere in una situazione del genere li mandano a saving. Risparmiano, non spendono, perché può anche peggiorare. Ecco da dove può venire la domanda. Ho capito benissimo, ma io le metto ancora un ultimo chip on the table, un altro tassello di questo argomento. Se uno volesse veramente spingere l'economia, ripagare un po' di debito, lei mi insegna che anche decine di miliardi di debito ripagato a livello del debito di 130% sono psicologicamente di valore per i mercati finanziari, anche se poco, non ci vuole una grande riduzione, è la trend più che la cifra. E anche avere un po' di soldi per la tutela della fascia più debole, che sia attraverso un po' di lavori pubblici per la creazione di lavoro oppure anche il minimo vitale, uno potrebbe raccogliere questi attraverso un patrimoniale. Come pensa Giuliano Amato sul tema di una patrimoniale? Io sono stato il primo a proporla
E ancora sento i colpi sulla testa. La mia idea è molto controversa, molto combattuta da politici ma anche da economisti, era che noi dovevamo dare un colpo al nostro debito quando era attorno a 120, ora poverino è ancora in valore assoluto a 130. Valori assoluti è più o meno uguale, 1800, ha superato 1900. I 2000, ma insomma 2000. Di poco, è arrivato a 130 perché si è ridotto il denominatore, perché si è ridotto il PIL. Altrimenti avrebbe salito il 10%. Non è ingrassato troppo il debito, è dimagrito PIL. E si è creata questa situazione. Ma prima che accadesse questo, quando era intorno al 120, il mio ragionamento era per i mercati finanziari noi siamo un pericolo per questa ragione. Se andiamo sotto il 100, entriamo in una zona sicurezza, perché qualunque rating agency o whatever, o anche investitore, calcola che un debito che sta tra il 90 e il 100 e che non cresce è un debito gestibile. Allora diamo un colpo e portiamoci lì. La sua patrimoniale com'era? A quel punto ripartiamo. Su liquidi o su catastale o tutti e due? La mia patrimoniale era così su tutto e prevedeva... Quindi su 9 mila miliardi circa? Sì, doveva darmi... Sì, noi abbiamo una ricchezza di 9 mila miliardi e andava a colpire lì in modo da fare... Ecco, questo bisognava fare 400 miliardi almeno per ottenere il mio risultato. Perché basta fare i conti. Naturalmente ci sono tecnicalità diverse per farlo, perché io posso chiederle 100.000 euro, impegnarla per 100, chiederle, imporle 100.000 euro, glieli rateizzo 10.000 l'anno per 10 anni, ma intanto emetto subito un titolo da 100.000 col quale riduco di 100.000 il debito pubblico. Quindi ci fu un fuoco di sbarramento. Quando arrivò il governo Monti ritenne di non avere i dati tecnici sufficienti per farla, ma non aveva il potere politico di farlo, cominciò una serie di tasse, compresa l'IMU, che, come dire, hanno... rallentato la domanda interna. Hanno rallentato la domanda di patrimoniale, perché oggi per gli italiani che la dovrebbero pagare, lei si sente dire, ma pago già l'IMU, che cosa vuoi da me? Ecco, che è un altro film. Perché la mia una tantum, perché era un una tantum... 2%? Insomma, lì si poteva valutare, progressivo, distinguere, fare sopra 500.000, sopra 1 milione, in modo progressivo. Appunto, non entro nelle tecnicalità, dico che oggi è molto più difficile perché gli italiani in questi due anni hanno già versato parecchio sangue e quindi si sentono già un po' dissanguati, anche se ne hanno ancora. Le faccio una domanda allora che sembra da marziano, guardo l'orologio, 5-10 minuti abbiamo ancora? No, guardo l'orologio per abitudine. Curiosità. Okay. Devo ammettere che sono rimasto un attimo spiazzato quando Amato ha consultato il suo orologio. Ma poi ho chiesto a lui di pensare in grande. Il governo spende 800 miliardi all'anno, di cui 200-300 sono pensioni e gli altri sono ministeri. Se uno salvando e lasciando immune fuori istruzione e sanità facesse un across the board 10% di tagli, sarebbe comunque un altro 50 miliardi all'anno. Per i ministeri, difesa... Sì, può essere. Questo... Cioè, lasci stare i dettagli. Il concetto è privatizzazione... patrimoniale, poi l'Italia alle spese,
uno potrebbe, se uno volesse, arrivare a un 100 o 150 miliardi all'anno. Si possono fare molte cose, questo lei ha ragione. Con questi soldi, cosa farebbe lei? Se avessi questi soldi in mano, ridurre il debito? Vabbè, insomma, stiamo pensando in primo luogo a ridurre il debito. Ok, cominciamo col debito. Questo mi pare di assoluta evidenza. E poi, con gli avanzi? Ma insomma, che uso farei della spesa pubblica in realtà? Lei mi sta invitando a ridurla la spesa o ad aumentarla? Io le sto perché invitando per il a dirmi... momento lei mi ha detto io ti offro la possibilità di raccogliere un bel po' di miliardi per ritirare titoli del tuo debito pubblico, non per farteli spendere. No, io sto immaginando che si raccogliessi per 5 anni circa 150 miliardi all'anno. Ridurrei il debito pubblico. Solo. Ma e se me li spendo... Da politico, da leader, no, creerebbe scusi. Un minimo vitale per la tutela della fascia no, più no, debole. Non sono riuscito a capire, cioè... lei non vuole che io li riduca in assoluto dalla spesa pubblica, io voglio sapere qual è l'ipotesi. Sto immaginando. Perché lei sta immaginando che mi fa acquisire 100 miliardi l'anno attraverso privatizzazioni patrimoniali, tagli alle spese pubbliche. Di cui una parte va al debito pubblico, una parte è riallocazione di spese. Giusto, bravo, ecco, okay. ci siamo. Scusa se non mi sono espresso. Bene, perché non è la mia appunto, lingua madre. Se c'è una riallocazione di spesa, ecco. Beh, è evidente che noi abbiamo due giganteschi, abbiamo riallocazione di risorse. Diversi problemi. I più giganteschi riguardano in una situazione nella quale continueranno le situazioni di lavoro discontinuo, okay. Noi avremo persone che vivranno anni della loro vita senza un reddito. Esatto. Avremo persone che quando arriveranno alla pensione, sì. Diventata la pensione contributiva, avranno pensioni esatto. Addirittura inferiori alla pensione sociale. Sì. Una brutta realtà quello che ci ricorda qui il dottor Sottile, un politico che è stato già negli anni 70 attivo, in un'epoca in cui i governi cadevano ogni due minuti. C'è un altro protagonista, un imprenditore diventato politico, che ricorda invece con nostalgia quell'epoca. Tutti, dal capo dello Stato al resto, considerano la stabilità, la continuità, un Moloch. Pensi invece che ai miei tempi, sì, sì. Quando io facevo l'imprenditore, sì. Nella Prima Repubblica i governi cadevano ogni 11 mesi di media e noi costruttori ci riunivamo nella nostra sede e brindavamo alla caduta del governo, perché almeno per 4-5 mesi eravamo sicuri che non facesse. Ma quelli erano i governi che hanno creato il debito. Hanno creato un po' di debito, ma nemmeno c'era tanto. Anche l'amico Pettino Craxi all'epoca. Il debito è stato creato in fondo, perché c'era solo la ricerca del consenso. Sì. E poi è stato creato perché si andava alle elezioni ogni anno, certo. Anno e mezzo. Certo. E quindi per ottenere il consenso non si chiudeva un occhio sul debito. Bentornati ad Ammazziamo il Gatto Pardo. Stiamo parlando di riforme con Giuliano Amato. Prima mi ha detto che avrebbe voluto imporre una patrimoniale. Adesso mi dice che per lui andrebbe bene anche un reddito minimo. Avremo persone che quando arriveranno alla pensione, sì. Diventata la pensione contributiva, avranno pensioni esatto. Addirittura inferiori alla pensione sociale. Sì. Quindi lì bisogna fare ammortizzatori sociali. Una riforma degli ammortizzatori benissimo, sociali ci siamo. Okay. Che permetta di avere una pensione minima e sufficiente per tutti i contributivi e un reddito minimo da qualche parte. Abbiamo tutto il tema della formazione. Che deve essere consentita a tutti i capaci e meritevoli, indipendentemente dalle loro condizioni. Noi oggi siamo il paese dell'Eurozona
che ha il numero più basso di studenti con borse di studio e che paga a questi studenti le borse di studio più basse, il che determina dei processi di esclusione dagli studi più alti che da solo riduce la capacità di innovazione dell'Italia. Ci sono molti talenti italiani che si perdono per la strada. Noi abbiamo inventato la categoria degli idonei non borsisti. Sa cosa vuol dire? No. Che ci sono in Italia, metta ogni anno, dico un numero, ecco, 300.000 studenti che risultano idonei ad avere una borsa di studio, che vuol dire che sono bravi e che non hanno reddito. Chiaro. Di questi 300.000, 180.000 non avranno la borsa di studio, ma avranno la soddisfazione di apparire nelle statistiche come idonei non borsisti, cioè persone che avrebbero diritto di averla ma che non ce l'hanno. Vede, ecco, chiaro, quanti modi ci sarebbero. Vorrei concludere questa interessantissima conversazione, intervista, con queste ultime domande, una domanda in due. Qual è la questione che le dà più speranza per il futuro di questo paese e qual è la cosa che le preoccupa di più? Ma sa, la speranza me la dà il fatto che, nonostante tutte le difficoltà, noi continuiamo ad avere una capacità di realizzare eccellenza che è straordinaria. Sarà che io in questi ultimi anni ho presieduto una delle scuole d'eccellenza italiane, il Sant'Anna, ma insomma io ho visto lì una qualità di ricerca e dei risultati di ricerca straordinari, seguiti da spin-off di giovani che poi avviano la loro attività di impresa. E insomma, giorni fa mi è venuto a trovare un ex studente del Sant'Anna meridionale pugliese che a Monopoli ha creato l'aereo leggero migliore d'Europa, lui dice. Ovviamente lui non può dire diversamente. Non so se è il migliore d'Europa, ma si è fatto un ottimo mercato, comunque lui li vende. Questo in realtà c'è ancora e non è vero che se un giovane vuole prepararsi seriamente deve andare necessariamente all'estero. Mia nipote l'ha fatto, è scomparsa dopo il liceo e si sta specializzando a Londra, e vabbè, è molto brava, la considero una di queste giovani europee senza frontiere. Ma quelli che ancora conoscono le frontiere trovano ancora in Italia la possibilità di prepararsi. Quello che mi preoccupa è che in realtà l'Italia questa capacità di essere eccellente l'ha sempre avuta, in ogni secolo della storia. Certo, nel 300 ha avuto Dante, Boccaccio e Petrarca, ma anche nel 600, anche nel 700 ha avuto straordinari personaggi. Gli architetti italiani del 700 hanno costruito le migliori città d'Europa, ma nel 700 l'Italia era diventata un paese arretrato. Quel grande paese antesignano della civiltà europea che era stata l'Italia del 500, due secoli dopo era un paese con un numero di analfabeti elevatissimo, con un livello di povertà quasi senza eguali in Europa, con alta mortalità infantile, con l'età media che era precipitata un impoverimento in ogni senso della società. Un impoverimento generale. Allora domando a me stesso, l'Italia di domani generalizzerà le sue eccellenze o queste saranno fiori in un ritornato deserto? La risposta non ce l'ho.
Questo va bene per il tuo libro? Non so che va bene. Stavo meramente valutando nel mio piccolo cervello se osavo a fare una domanda fuori corso prima di... adesso lo faccio. Che pensi, Matteo Renzi? È un simpatico ragazzo fiorentino. Grazie. Un simpatico ragazzo fiorentino. Ok. Ma questo ragazzo fiorentino ce la farà davvero a cambiare il paese? A rottamare non soltanto i vecchi politici, ma anche un'intera classe dirigente italiana? Nella prossima puntata Matteo Renzi ci racconterà la sua visione per il futuro dell'Italia. E quello anche che non funziona. E ce n'è abbastanza per tutti. Lei ha parlato del fallimento di un intero establishment italiano in questi ultimi 20 anni. Mi può spiegare il suo pensiero? Basta fare una semplice considerazione. In questi anni tutti i problemi che stavano sul tappeto 20 anni fa sono rimasti lì. Burocrazia, giustizia, fisco, organizzazione dello Stato. La colpa è della politica, ma non si possono dichiarare assolti i dirigenti delle banche, i dirigenti delle università, i grandi gruppi editoriali. L'Italia è rimasta ferma per colpa della politica e di chi non ha saputo incalzare la politica. Quindi praticamente la classe dirigente intera del paese. Non è stata classe dirigente, è stata molto classe e poco dirigente. Matteo Renzi. La settimana prossima, nell'ultima puntata, vedremo la sua intervista per Ammazziamo il Gattopardo. A giovedì prossimo. Buonanotte a tutti.